Ragazzi, buona serata a tutti. Allora, la Juventus vince 2-1 a Brescia. Un campo molto difficile sul quale faranno fatica molte squadre, anche le squadre del vertice, al vertice insomma, come Napoli, Inter e quant'altro. Allora, intanto voglio partire dagli infortuni, perché si è fatto male anche Danilo. Per me non è un caso che, insomma, per quanto riguarda gli infortunati che abbiamo, uno è Chiellini, l'altro è De Sciglio, l'altro ancora è Costa e l'altro ancora appunto è Danilo. Quattro giocatori che sono soggetti a infortuni. Perché, a parte Costa che comunque tecnicamente è forte, però per quanto riguarda gli altri, per risparmiare noi andiamo su giocatori del genere mediocri, a parte Chiellini ovviamente, mediocri e appunto soggetti a infortuni, e poi però non dobbiamo nemmeno chiederci per quanto riguarda appunto gli infortuni durante la stagione perché ce li abbiamo, ok? Perché magari negli anni passati, insomma, certi infortuni li avevano un po' tutti, anche quelli che non erano soggetti a infortuni per discorsi di preparazione, sappiamo benissimo. Qui invece è un discorso proprio di giocatori soggetti a infortuni, tutto lì. Poi, parlando un attimo delle scelte societarie, quando io parlo di Matuidi non parlo di Matuidi perché ce l'ho con lui o ce l'ho con Sarri che mette Matuidi, assolutamente no, ce l'ho con la società che non ha preso un giocatore più forte di Matuidi, e ce ne sono tanti, ok, più forti di Matuidi. È normale che in questo momento, se hai Matuidi, metti lui, perché abbiamo visto che Rabiot non dà garanzie né fisiche, e ha più fisico di Matuidi, né tecniche, è macchinoso e neanche tattiche. Perché sul gol del Brescia, a parte l'errore di Szczęsny, a parte l'errore iniziale di Khedira che perde un pallone sanguinoso, anche se era comunque sono nella metà campo avversaria, sì, nella metà campo avversaria, però di fatto hai fatto scoprire la squadra, hai perso un pallone abbastanza sanguinoso, non ha ovviamente l'esplosività Khedira e quindi hai preso il contropiede. Però lì ha chiuso Alexandro, ne aveva due, e lì ci fosse stato un Matuidi, ad esempio, vi faccio l'esempio, dato che abbiamo lui, che in questo momento, ripeto, è quello più in forma, ok, anche mentale, Matuidi probabilmente si sarebbe allargato e avrebbe chiuso su quello che si inseriva, così Alexandro si poteva concentrare solo sul portatore di palla che poi ha fatto gol, cazzata di Szczęsny, vabbè. Però così sarebbe andata. Rabiot questa intelligenza tattica non ce l'ha ancora, probabilmente, però è anche macchinoso. Allora, mi è piaciuto Dybala, però bisogna concretizzare. Ok, concretizzare adesso non so perché è uscito, spero non sia un problema fisico, o spero solo che sia, insomma, in via precauzionale, perché io avrei levato Rabiot e avrei messo Matuidi, però penso che sia per quella botta che ha preso, speriamo non sia nulla di grave. E Bernardeschi non mi è piaciuto tanto come è entrato, ha sbagliato tante scelte di tempo, insomma di gioco, e nel primo tempo, a fine primo tempo, avevo fatto questo post scrivendo, dopo tanto criticando Pjanic, Pjanic fa gol, punizione di Dybala, ok, sulla barriera, fatalità, e gol di Pjanic. Vabbè, però io ho la sensazione che all'intervallo Sarri abbia detto a Pjanic di tentare di più. Non solo con i tiri, ok, ma anche con le verticalizzazioni sulla tre quarti. E infatti, se voi guardate, ha fatto tantissimi passaggi sulla tre quarti, tra le linee. Infatti Dybala praticamente a un certo punto fungeva da trequartista praticamente. Perché Pjanic dava i palloni lì, ma perfettamente. Tagliava tutto il centrocampo. E quindi praticamente giocavamo con Dybala e Ramsey dietro a Higuain a un certo punto. Però di fatto, insomma, abbiamo creato molto oggi. Infatti, a fine primo tempo eravamo sull'1-1, ma anche sotto di un gol. Dicevo, bene o male, non era che cioè, non mi era dispiaciuta la Juventus. Però, errori difensivi che facciamo ancora, non accorciamo ancora. Ho visto anche nel secondo tempo, magari se domani farò l'analisi tattica, intanto stoppo OBS, se no mi registro fino a domani mattina. Se domani farò l'analisi tattica, vedrete nel secondo tempo, spero di ricordarmi di mettere questa cosa, come
come in uscita, ok, il centrocampo non accorciasse, ma all'inizio del secondo tempo, ok? Anzi, no, era forse addirittura a fine del primo tempo, adesso non mi ricordo, vabbè, comunque mi ricordo questa cosa che Alexandro, un'altra partita molto buona che ha fatto, tra l'altro, ha fatto qualche errore pure lui, però a parte quella cosa del gol, che per me non è tanto colpa sua, forse poteva tenersi più il portatore di palla, però fai che poi la passa a quello e quello tira e fa gol, la mette in mezzo e comunque il gol avviene, comunque insomma non era facile occuparsi di due giocatori. Però in uscita, insomma, vedo che comunque il centrocampo non ha corsa, soprattutto le due mezzali. Oggi, che dire, è un altro giocatore che per me, mi spiace, quelli che dicevano con Khedira non prendiamo mai gol, oggi abbiamo preso gol con Khedira in campo. Vabbè, comunque a parte questo, oggi neanche Can in campo, vabbè, non so che pensare su Emre Can sinceramente. Spero che Emre Can faccia ricredere Sarri durante la stagione, anche se dubito a questo punto. Però in uscita appunto abbiamo faticato molto e il centrocampo non accorciava dando una mano appunto ai difensori in uscita. Infatti nel secondo tempo molte volte abbiamo lanciato via il pallone, anche se c'è da dire una cosa, ecco la differenza, adesso non voglio fare paragoni con le Juventus passate, però la differenza al 90esimo. Prendiamo l'attacco del Brescia, recuperiamo palla in area di rigore nostra e invece di spazzarla su, cosa che avremmo fatto al 100% le altre volte negli anni passati, ripartiamo e quasi non arrivava il gol di Cuadrado, che poi Higuaín non ci è arrivato di così tanto. Queste sono cose. Infatti, quando ad esempio ci si incazza con Evra per quel famoso Bayern Monaco Juventus, lui ha provato, diciamo, a fare l'unica cosa che si doveva provare in quel momento, uscire, perché una volta spazzata palla il Bayern Monaco sarebbe stato in area di rigore tua, ok, 10 secondi dopo, perché eri chiuso, non ripartivi più. E infatti, a parte l'errore lì, però comunque avremmo sicuramente preso gol anche dopo, secondo me. Comunque, dai, io ho visto bei fraseggi, bei triangoli. Nel primo tempo non mi è piaciuto Pjanic perché poteva chiudere dei triangoli in avanti, invece li chiudeva indietro. Questa cosa non mi è piaciuta. Higuaín non mi è piaciuto oggi. Ha sbagliato due gol che, insomma, potevano costare caro. Quando si hanno le occasioni, anche sopra di un gol sul 2-1, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla la partita e bisogna chiuderla quando hai le possibilità, perché poi puoi di fatto rimpiangerle. Ok, comunque questo è quanto, ragazzi. Fatemi sapere la vostra, sempre comunque fino alla fine Forza Juventus, campo difficile, molto difficile, sono contento per la vittoria ma anche per la prestazione. E insomma, De Ligt, ecco, un altro che non mi è piaciuto. Bonucci leggermente peggio rispetto alle volte passate, comunque vi lascerò come sempre le pagelle sotto, mettete mi piace al video e ci vediamo al prossimo video e sempre comunque fino alla fine, Forza Juventus!